seconda edizione del un grande progetto nella scuola pubblica, nell'Istituto Artistico Ripetta e Pinturicchio. L'altro anno, nella prima edizione, abbiamo portato 1100 ragazzi a fare sport, quattro discipline: paddle, beach volley, golf e calcio a 5. Quest'anno 800 ragazzi di nuovo, seconda edizione, un progetto riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito. Quindi un motivo in più per essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Portare i ragazzi fuori dalla scuola e farli divertire all'aria aperta è per noi un aspetto fondamentale. È un progetto che noi portiamo avanti da anni e quest'anno anche grazie alla preside De Santis, ma soprattutto ai professori che hanno lavorato con noi, e abbiamo veramente dato il massimo e con grandi risultati. Abbiamo qui con noi la professoressa Sonia Mungello, artefice anche lei insieme ad altre professoresse di questo stupendo progetto, e vorremmo da lei le sue, come dire, considerazioni e osservazioni su quello che è stato questi 20 incontri che abbiamo fatto qui in presenza all'aria aperta, alla Mirage e alla Tevere Golf. Io questo progetto devo dire che è stato meraviglioso, questo è il secondo anno che lo seguo e lo coordino, e i ragazzi sono tutti entusiasti, si fa molta fatica a farli entrare nei campi, ma nel momento in cui entrano nei campi sono veramente gioiosi e quando ritornano a casa hanno proprio una bella faccia, sono felici. Quindi è stato un progetto veramente entusiasmante e spero che ce ne siano tanti altri e con voi. Certo. E diciamo anche grazie soprattutto al corpo docente, al corpo degli insegnanti di sostegno e assistenti specialistici, questo progetto siamo riusciti a terminarlo con veramente una grande soddisfazione. È un'iniziativa sicuramente lodevole, anche perché lo sport svolge una duplice valenza, non solo quella di affiancare e prevenire tutte le attività sportive, danno un grosso contributo sul benessere e la salute della persona, ma svolge un ruolo primario e un ruolo sociale, soprattutto in questa età i ragazzi che si avvicinano al mondo sportivo si avvicinano a dei valori, a delle regole di rispetto nei confronti dell'avversario, che è importante e fondamentale non soltanto nell'ambito sportivo ma anche nelle azioni della quotidianità della vita che soltanto lo sport in questo momento può insegnare. Voglio ringraziare tutti i maestri del Tevere Golf e della Mirace Sporting Club per aver organizzato anche quest'anno lezioni ai ragazzi del liceo artistico Ripetta, una bellissima manifestazione, sperando anche il prossimo anno di ripeterla. Dream on Green, il nostro progetto MSP insieme alla Regione Lazio, e che abbiamo potuto coinvolgere tanti ragazzi di questa scuola, il liceo Ripetta, per coinvolgerli attivamente nello sport, in sport anche come questo che vedete, il golf, non è così facile averli e provarli all'interno di un istituto scolastico, ma anche paddle, anche calcio a 5 e anche beach volley. Siamo contenti di questo progetto che è già la sua seconda edizione e nella possibilità quindi di portare fuori dalle scuole. Oggi c'è stata una battuta del presidente che faceva ai ragazzi: siete più felici di essere qui o di stare a scuola? E, diciamo, con timidezza hanno ovviamente dichiarato lo sport. E, a parte le battute, ringrazio il circolo sportivo Tevere Golf e quindi la Mirage, ringrazio l'Istituto Ripetta per aver coinvolto attivamente non solo i ragazzi ma anche gli insegnanti, la preside, il dirigente scolastico, come si dice con le nuove regolamentazioni scolastiche, e ringrazio anche i maestri del golf e gli istruttori tecnici che hanno reso possibile tutto questo. E come diciamo noi di MSP Roma, viva lo sport! Siamo nelle ultime giornate dello svolgimento del progetto Dream on Green, che è un progetto che ci consente, come liceo artistico Via di Ripetta, di far uscire dalle aule per stare all'aria aperta un numeroso gruppo di studenti, sono circa 800, che si sono cimentati in sport quali paddle, beach volley e golf. È un progetto che già abbiamo svolto lo scorso anno e che ci dà tante soddisfazioni, gli studenti al loro rientro sono sereni, contenti di aver avuto questo contatto. Di questo progetto ringraziamo in particolare il Movimento Sportivo Popolare che ci ha messo in contatto con i gestori dei vari campi qui nella zona del Tor di Quinto. Ci auguriamo che questo sia un pochino un esempio anche per le altre scuole e soprattutto un qualcosa che si possa ripetere ogni anno portando fuori e avvicinando a questi sport sempre più studenti.
Allora, siamo di nuovo qui alla Mirage, in collaborazione anche con la Tevere Golf, per questo progetto che oramai è diventato un progetto importante della nostra scuola, che è cominciato l'anno scorso dopo la pandemia, in un momento difficilissimo in cui i ragazzi erano stanchi di stare a scuola, di stare in DAD, di non incontrarsi. Abbiamo lanciato questa provocazione che in effetti ha avuto grande successo. Con l'aiuto della nostra dirigente, la professoressa Anna De Santis, siamo riusciti un'altra volta a attivare un progetto molto impegnativo. Si tratta di movimentare 800 studenti di tutte e due le sedi, di portarli in orario scolastico qui in questi circoli, seguiti dagli istruttori, e fare sport integrato. La cosa importantissima è che tutte queste attività sono state proposte a tutti i ragazzi della scuola ed è servito moltissimo a farli conoscere, a farli lavorare insieme e a capire l'importanza dello sport come veicolo di educazione per gli studenti. Ecco, volevo dire, chiedere a Sonia invece il ruolo effettivo che tu hai all'interno della scuola, quindi parlare del ruolo di sostegno, dei BES, perché questo è un progetto non solo di portare i ragazzi a fare sport all'aria aperta, ma soprattutto nell'inclusione, perché all'interno dell'istituto artistico di Pette, Pinturicchio, ci sono dei ragazzi con delle difficoltà. Sì, Sonia. Sì, nel nostro istituto abbiamo più di 300 ragazzi BES, tra disabili, DSA, iperattività, svantaggio socio-economico culturale, e praticamente che sono, cioè, praticamente nei 1200 alunni che ci sono all'istituto, questa è una grande fetta dei bisogni educativi speciali. E diciamo, questo progetto Dream on Green, dai buca all'esclusione, è stato essenziale per includere tutti quanti, e quindi speriamo in un prossimo anno un altro progetto come questo. Quindi non altro che augurarci di rivederci nel 2023, l'anno scolastico 2024. Grazie ancora. Grazie a voi.